C'è un nuovo aggiornamento gratuito in Sea of Thieves, chiamato Crusade Sails. L'aggiornamento Crusade Sails, chiamato anche Vele Maledette in italiano, scatena le navi scheletriche nei mari di gioco. Ogni equipaggio scheletrico ha a disposizione, oltre alle palle di cannone normali, anche le palle di cannone maledette, che possono danneggiare il vostro equipaggio o la vostra nave. Ma ecco che arriva la nuova feature, ovvero il brigantino, una nave per 3 giocatori ed è la più veloce del gioco, resistente come il galeone e manovrabile come uno sloop. Tutte queste difficoltà nei mari potrebbero essere difficili da affrontare se siete da soli, per questo adesso potete sventolare la bandiera dell'amicizia. Essa è utile per formare alleanze con le altre navi, utile dato che i soldi che guadagnate vengono condivisi con tutti gli equipaggi senza che il valore del forziere venduto si svaluti, tutti guadagneranno ugualmente. Ma fate attenzione, anche l'alleanza più forte può essere spezzata, quindi state sempre in allerta. L'aggiornamento introduce nuovi cosmetici, vestiti ed equipaggiamento del cacciatore, dello spaccaossa e adesso potete cambiare il colore dei vostri capelli. E naturalmente un nuovo set di navi personalizzabili e ora è stata introdotta una nuova storia. Infatti Wanda, la mercante delle armi dell'avamposto Golden Sands, ha un terribile segreto. Si sta trasformando in uno scheletro. Si dice che sia lei ad aver creato le palle di cannone maledette. Ma adesso non si sa cosa le sia successo, dato che ci sono impronte scheletriche che portano al mare. Ciò fa presupporre che sia sparita, ma adesso, dopo l'aggiornamento, quelle impronte non ci sono più. Nonostante ciò, la mercante è stata rimpiazzata da sua sorella, Wanda. Ed ancora, se le parlate, potete farle domande su sua sorella. Sulla domanda posta da noi, quindi hai deciso di restare? Lei risponderà, sentivo di dover fare qualcosa per onorare quello che mia sorella era prima di diventare... Capitano Warsmith. Ha sempre avuto un debole per le sceneggiate. Le voci sulla sua sconfitta sono contrastanti. Alcuni dicono che si muovesse ancora quando è affondata tra le onde. Quindi resterò qui per assicurarmi che i pirati come te siano preparati per il giorno in cui lei tornerà. Ma alla domanda, cosa dicevi del traghettatore? Lei ribatterà, dovresti saperlo. Quando un pirata muore, nei nostri mari finiscono sul traghetto dei dannati. Poi ritornano in vita come nuovi. Ma il traghettatore non è un santo. Ho sentito di gente che è stata trattenuta lì per mesi, anni, perfino decenni, senza sapere quanto tempo fosse passato. Naturalmente se morite nel gioco vi ritroverete davanti al traghettatore e se gli parlate lui dirà che ora ci riporta indietro, ma un giorno la porta per noi potrebbe rimanere chiusa per sempre. Naturalmente parliamo di speculazioni, non si sa affatto niente a riguardo, ma volevo essere completo dato che avevo intenzione di parlarvi della lore di questo gioco, ed ho mantenuto la mia promessa. Quindi, questo è l'aggiornamento di Sea of Thieves Crusade Sails. Attivate la campanella, ci saranno altri video sugli aggiornamenti, e tutti di fila, di giorno in giorno. Per il resto il video finisce qui. Un saluto da Wolf, e in bocca al lupo.